Allora, il mercato dei crediti di CO2 si divide in due tipologie. Si chiamano crediti convenzionali o crediti novel. Crediti convenzionali sono crediti legati alla forestazione, riduzione delle emissioni di CO2. Sono crediti che sono il 90% delle transazioni attualmente presenti sul mercato e hanno una monitorabilità molto bassa della rimozione di CO2 e sono anche, diciamo, discutibili dal punto di vista dell'addizionalità. Quindi il mercato si sta cioè si sta variando la domanda non più su crediti convenzionali, ma su crediti novel. Crediti novel o di alta qualità sono la rimozione di CO2 fatta da industrie, quindi tecnologie industriali come quella di Limnet, che hanno dei protocolli di verifica estremamente accurati e certificabili da parte terze. La CO2 che viene rimossa da tecnologie e società che realizzano crediti novel hanno almeno 1.000 anni di permanenza della CO2 rimossa. Crediti invece convenzionali a forestazione hanno una permanenza nel tempo di 10, 20, 30 anni, 50 anni, perché, come raccontavo all'inizio, le foreste possono bruciare rilasciando il carbonio. La qualità legata al nostro prodotto è data dal fatto che la soluzione che noi abbiamo è una delle attualmente poche soluzioni legate alla rimozione di CO2 in mare, estremamente misurabile, che ha un co-beneficio, quello di deacidificare la parte di mare dove viene iniettata. E questo co-beneficio, appunto, a detta di Jacopo Visetti, che è uno dei nostri investitori, primi investitori e fondatore di Aiter, che è una grossa società che fa trading di crediti sul mercato volontario, è una delle, diciamo, dei co-benefici che il mondo dello scambio di crediti sul mercato volontario sta iniziando a vedere. Quindi non solo la rimozione di CO2, ma anche un co-beneficio. E la deacidificazione del mare è uno dei co-benefici che viene più, mi si può dire, più attenzionato ultimamente.